tutti, facciamo questo giro di 6 serate che ci accompagneranno fino a marzo, penso, perché la cadenza non sarà proprio settimanale, sui luoghi del Mar Greco, dei luoghi del Mar Greco che in questo periodo siamo costretti a stare in casa, quindi ci consoliamo un pochino in questo modo. Ringrazio Ancon Cultura perché ci ha dato lo stimolo e il supporto a fare questa cosa, ci siamo aggregati anche noi di Assonautica, quindi sono due associazioni molto ampie. E saluto tutti, sicuramente ci conosciamo tutti. Questo è l'itinerario che io descriverò, questa specie di tenia di verme che percorre tutto il mare, il Mediterraneo orientale e che parte da Corfù, qui quassù, immaginate, veniamo da Ancona, faremo tanta strada, però non è la strada che io ho fatto in tutta questa mia esperienza, perché questa esperienza che vi racconto attraverso le fotografie è durata 11 anni e 9 viaggi, 7 viaggi via mare e 2 via terra, quello del Peloponneso, delle grandi isole del Peloponneso e di Creta. Quindi il percorso reale non è questo, naturalmente, e le 6 serate sono queste, sono 6 zone, cominciamo stasera con questa della Ionia. Poi andremo avanti, come avete visto nel programma, fino alla costa turca. Come vedete, manca un bel pezzo, per esempio, manca tutta questa zona. Perché manca? Non perché non sia degna di interesse o non sia piena di bellezze, semplicemente perché non ci sono stato. Io vi racconto solo quello che conosco, quello che ho visto. E quindi questa sera, con questi due bei delfini che ogni tanto ci salutano, non avete idea di quanto spesso ci salutano in mare questi animali bellissimi. Cominciamo con la Grecia Ionica. È questa la Grecia Ionica, come vedete. La zona della quale parleremo comincia da sopra Corfù e prende anche questo grande golfo che è il golfo di Patrasso e poi di Corinto e tutte le isole che stanno qui fino a Zante, da Corfù qua giù fino a Zante. Eccola qui nella sua geografia e questi sono i luoghi. Cominciamo a dire quali sono i luoghi dei quali parleremo, ma naturalmente adesso faccio soltanto un'indicazione generica, sono tanti luoghi. Cominceremo qui dall'alto, da Corfù, e questa è l'isola di Corfù, una grande isola, preceduta da due isolette per chi viene dall'Italia, Fanos, che Fanos vuol dire il faro, quindi qui c'era sicuramente un grande faro, ed è Ricusa. Come vedete, il Corfù è vicinissima alla costa albanese, perché l'Albania arriva fino a questo punto. È una isola importante ed è molto italiana, nel senso che si sente la vicinanza della Ionia da Corfù fino a Zante, si sente la vicinanza della Ionia all'Italia. Da questo punto di vista, sicuramente se uno cerca il colore greco più profondo, non lo deve cercare in questa Ionia, lo deve cercare nell'Egeo. Perché è così italiana? Per le ovvie ragioni di vicinanza, ma anche di storia, perché intanto è una zona che è stata tutta veneziana, ma questo vorrebbe dire poco perché veneziana è stata gran parte, molta parte della Grecia. E poi perché nella storia medievale, soprattutto, non parlo di quella romana antica perché Roma aveva preso tutto il Mediterraneo, ma nella storia medievale ripetuti sono stati i tentativi di impossessarsi di queste terre. Da parte per esempio dei Normanni, come vedremo, da parte degli Angioini, da parte dei vari principati pugliesi. Tutto questo ha lasciato delle tracce, non ultima poi la breve dominazione italiana dell'ultima guerra mondiale, per cui queste sono terre molto italianizzate. Non si parla più italiano se non in minima parte, però se uno vede l'architettura, le costruzioni, il modo di vivere e di pensare, c'è molta Italia. Siccome è buona educazione presentarsi appunto da lontano, questa è l'isola di Ricusa, così come si presentava in un giorno un po' corrusco, un'isola poco abitata, con pochissimi abitanti, piccolina, dalla quale si vede l'altra isola, Fanos, all'orizzonte. Come vedete non sono poi tanto piccole queste isole, anche quando sulla carta geografica sembrano dei puntini, poi in realtà sono un mondo intero. Questa è Fanos. E dall'altro lato questa è la costa dell'Epiro, cosiddetto Epiro, oggi si chiama Albania, ma nell'antichità questa era la costa dell'Epiro, che in questo tratto quassù nella parte sinistra c'è Valona, nella parte destra c'è Corfù e Butrinto, e
è una costa dirupata, dura, sicuramente ostica, non abitata in questa parte qui, ma solo abitata nella parte retrostante. E poi da lontano vediamo, in un giorno anche questo un pochino arrabbiato, vediamo Corfù. Questo monte qui è il più alto di Corfù, è un monte di 1000 metri, che si chiama il Pantocrator, il monte del Pantocratore, cioè del creatore di tutte le cose. Questo dei monti in Grecia è una prima considerazione che mi viene da fare, perché tutta la Grecia è piena di monti che si chiamano profeti Ilias. E questa è una curiosità che vi voglio raccontare. Profeta Elia. Allora, non è nemmeno un santo Elia, è un personaggio dell'Antico Testamento. Perché tanti monti sono profeti Ilias? Ne troveremo degli altri. E perché c'è un trucco, perché nell'antichità, quando tutto venne cristianizzato, c'era una grande divinità dei monti, che era Helios, il sole, che poi è Apollo. E allora, per non incorrere nelle repressioni della nuova religione, con tutti questi monti dedicati al Dio Sole, ad Apollo, si chiamavano profeta Elia, Helios. Ecco questa piccola particolarità. E qui siamo già nel centro storico animatissimo di Corfù. Come vedete sembra anche una cittadina italiana, se non fosse per questi campanili di tipo ortodosso e questi pope, questo vecchio pope col suo cappello, questi porticati che sono molto veneziani. La grande rocca veneziana, Corfù ha due rocche, questa è la più antica, risale al 400, al 500 ed è ovviamente veneziana, e una retrostante qui sul lato destro, nel centro storico, la grande rocca settecentesca. Perché tanta importanza militare di Corfù? Perché per Venezia Corfù era il perno di tutta la sua dominazione mediterranea. Corfù era la sede dello stato d'Amar e della flotta, del comando della flotta, perché Venezia era troppo lontana per controllare il Mediterraneo, per cui il comando supremo era a Venezia, ma il comando decentrato era a Corfù. Perdere Corfù per Venezia significava perdere il Mediterraneo. Tanto è vero che poi vedremo si circonda Corfù di piccoli satelliti che la tengono in sicurezza. E qui naturalmente perché vedete le barche? Perché è lì che andiamo con le barche, quando abbiamo la fortuna di trovare posto. Da questo posto dove mettiamo le barche si sale nella rocca attraverso queste portelle di epoca cinquecentesca. Ci sono questi angoli tipicamente greci in cui il 700 e il 600 si mescola con la trasandatezza, con le sedie accatastate, con i ciclamini, come vedete, con i gelsomini. E vabbè, questa è la Grecia. E questa è una rocca sull'altra costa, sulla costa occidentale, ed è il poco che rimane della Corfù bizantina, perché non dimentichiamo che tutto quello che noi vedremo in un periodo anche lungo è stato bizantino. Questa è la rocca abbandonata di Angelo Castro. E sempre sulla costa occidentale una piccola notazione iniziale, che ci torneremo molto su, di tipo omerico. Questa potrebbe essere ciò che Omero immaginava come la baia dove approda Ulisse alla fine delle sue disavventure, quando proviene con la sua zattera, naufraga e viene accolto dai Feaci, perché l'isola di Corfù non è altro che Scheria omerica, e cioè l'isola dei Feaci. Perché dico dovrei dire in realtà dovrebbe, perché tutta la storia della topologia dei luoghi omerici è una storia completamente inventata. Cioè Omero scrive nell'VIII secolo, non si muove, era pure cieco probabilmente, non si muove dalla sua isola, perché Omero è un autore ionico, della Ionia anatolica, non è nemmeno greco della Grecia continentale, probabilmente era di Lesbo. E praticamente non ha mai visto questi luoghi. Lui ha immaginato, perché la sua è poesia più che storia, e quindi immaginando ha creato dei luoghi. Nei secoli successivi era tale l'importanza della epica omerica, che era un pilastro fondante. Immaginate che Roma inventa l'Eneide, inventa l'epopea di Enea per accreditarsi come prosecutrice della civiltà troiana. Quindi l'importanza dell'epica omerica era tale che tutti si accaparravano i luoghi, per cui esiste una fioritura di luoghi omerici, non è nemmeno sicuro dove sia Itaca,
ne parleremo tra poco, non si sa che cosa sia Itaca. Quindi immaginate un pochino quanto si può dare credito a queste cose. Sono delle piccole poesie. Questa è la rocca, come vedete molto ben difesa addirittura da un vallo che la rende quasi un'isola, la rocca veneziana di Corfù. Quella è la costa dell'Epiro, di fronte a noi. Questa è la Rocca Nuova, anche qui ovviamente con il Leone di San Marco, come vedete, del Settecento. Questo, poco a sud della città principale di Corfù, è l'Achilleion, che era la villa di Sissi, la famosa Sissi Elisabetta d'Austria, che si era invaghita di Corfù. Quello era un periodo in cui tutti erano innamorati della grecità, nell'Ottocento, c'era la riscoperta del classico. E si costruì questa grande villa che adesso è un resort. Questo nel centro di Corfù è la cattedrale di San Spiridione. A Corfù molti uomini si chiamano Spiros, perché il grande santo di Corfù è Santo Spiridione. E qui questa signora fuori della chiesa sta preparando le candeline, perché la candelina è un topico della cultura ortodossa greca. Il modo di esprimere devozione è la candelina. Questo è l'interno di San Spiridione, come vedete ci sono ori, questa classica estetica ortodossa. Ci sono anche però qui degli ex voto di tipo nautico a ricordarci che era una città comunque marinara. Altre visioni della rocca, questo neoclassico, questo ricostruito nell'Ottocento, sempre sono ricordi della classicità. In realtà Corfù è un'isola quasi sprovvista di antichità della classicità greca. E qui davanti al porto di Corfù c'è questa strana isola che qualcuno ha detto, rimanendo all'epica omerica, che questa sarebbe la nave pietrificata dei Feaci, che tornando dall'aver riportato Ulisse ad Itaca, avendo infranto il volere di Poseidone, vengono trasformati in pietra. La nave viene trasformata con loro stessi in pietra, e questa è la nave di pietra. Ogni tanto vi consiglierò un libro, perché io sono un grande lettore. Questo è un libro molto spassoso di Durrell, che è un naturalista inglese del primo Novecento, che passò alcuni anni con la sua famiglia a Corfù negli anni 30, poco prima, fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Descrive in maniera spassosa, ma anche molto interessante, la Corfù vista dagli anglosassoni, che erano grandi frequentatori. C'è stata la lunga storia anche di protettorato di Corfù da parte degli anglosassoni, degli inglesi, dalla fine della dominazione veneziana fino all'800, 1864, quando è confluita nello Stato greco. Quindi c'è una forte impronta anglosassone, tant'è vero si gioca a cricket nella piazza principale di Corfù. E questo è un libro molto divertente. Ecco, questa è la bandiera di cortesia dell'Albania, perché con un breve salto da Corfù siamo andati in Albania, perché vedete quanto sono vicine. In realtà la città di Corfù è qua giù, ma le due isole quasi si toccano. Questo è uno stretto anche di grande importanza strategica. Adesso, per esempio, le nostre navi che vanno in Grecia passano per questo stretto. E qui c'è Butrinto. Questa è una meraviglia assoluta. Sulla laguna di Vivari, su questo canale che fa svuotare la laguna, il lago nel mare, e c'era Butrinto, e c'è ancora adesso Butrinto. Eccola qui, su questa penisoletta, con le sue cinte murarie. Ho messo qui questo signore, Luigi Maria Ugolini, questo signore che era di Bertinoro, quindi di qui vicino, di Forlì, è un archeologo degli anni 30, che ha il merito di aver riscoperto Butrinto. Butrinto è una città, praticamente sono cinque città che coesistono una sopra l'altra, perché si va dall'epoca illirico greco antica all'epoca ellenistica, poi all'epoca romana, poi c'è la Butrinto bizantina, quindi paleocristiana, con i monumenti più belli, forse principali di Butrinto sono proprio quelli paleocristiani, e poi quella veneziana, perché Venezia ovviamente stava anche qui. Perché stava qui? Perché su uno stretto importante come questo non bastava Venezia avere Corfù, aveva anche bisogno di presidiare l'altro lato del passaggio. E questa è infatti la torre veneziana che ci accoglie appena andiamo a Butrinto, prima ancora di entrare nell'area archeologica.
L'area archeologica di Butrinto ha una caratteristica, è patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha una caratteristica che non è solo archeologica ma naturalistica, cioè tutta la laguna di Vivari e la città di Butrinto sono un parco naturalistico archeologico. E questo ci accoglie all'inizio del nostro ingresso, ci accoglie questa costruzione, il teatro, questo è stato rimaneggiato in epoca romana, ma ovviamente la sua origine è greca. E poi questa è la laguna di Vivari, basta girare gli occhi e si vedono bellezze archeologiche da un lato e bellezze naturalistiche dall'altro. Ecco, questa è una ricostruzione della, vedete dove c'è il teatro, e tutta questa zona è una zona dedicata al santuario di Asclepio, con terme, il pozzo sacro, qui vedete un ninfeo, ancora contiene acqua. Quest'acqua non è stata messa artificialmente, viene qui naturalmente filtrando dal fondo del terreno. Le terme con questi bellissimi mosaici, questo è il calidarium, dappertutto avrete visto questa cosa, queste sono le basi di queste centinaia di colonnine, perché questo era il vero pavimento e questo era il sottopavimento dove scorreva l'aria calda, quindi il calidarium. E questo è il pozzo sacro del santuario d'Asclepion. Vedete queste incisioni, queste le vedete in tutti i luoghi in cui ci sono pozzi di epoca greco-romana. Che cosa sono queste incisioni? Sono le tracce delle corde che tiravano sull'acqua. E questa è una cosa molto suggestiva, pensare che queste sono state lasciate qui per secoli tirando su il secchio con l'acqua. Queste sono altre costruzioni di epoca ellenistica, e questa è la cosa più bella di Butrinto, perché era una costruzione, un tempio circolare tipo Tholos di epoca romana, però in epoca paleocristiana è diventato un grande battistero, forse il più bello dell'antichità. Questo battistero circolare, tutto fatto con materiale di recupero ovviamente di epoca, ha un pavimento che non è possibile vedere, di mosaico paleocristiano, si tratta del VI secolo, questa è una costruzione del VI secolo. Questo pavimento è stato ricoperto molto opportunamente, come vedete qui, da un strato di tessuto non tessuto e di ghiaietto, perché è delicatissimo. Però qui lo vediamo in una fotografia pubblicata, e come vedete ci sono tutte queste zoomorfie di tipo medievale. Vedete? Purtroppo il tempo corre e io non mi posso soffermare, ma questo da solo merita una lunga osservazione. Molte simbologie che qui Leandro ci potrebbe spiegare bene, vi dico già il pavone che è la risurrezione, la vita eterna. Ci sono tanti simboli. E questo quindi è il battistero. Vicino al battistero c'è un'altra meraviglia, che è questa basilica sempre del VI secolo, però rimaneggiata nel IX, che è la cattedrale paleocristiana. Una grande costruzione a tre navate. Questo è uno dei pochi residui del mosaico pavimentale. E poi ci sono tante costruzioni imponenti, questa è di epoca romana, una grande villa di epoca romana, vedete la classica l'opus romano. Questo invece è un residuo del muro antico, questi megaliti isodomi, no? di tipo greco, questa è la città greca. La città greca, dagli spalti, quando si comincia a salire, si vede tutto intorno queste postazioni, queste piccole chiese, questi presidi di cristianità. Qui siamo al confine col mondo, durante il Medioevo, col mondo ottomano. È stata poi anche conquistata dagli ottomani. Questa è la laguna. Questa è la porta dei leoni. Questo vedete la silhouette del leone. Il leone. Una porta dei leoni che è stata però ricostruita nel Medioevo, perché originariamente era posta in maniera diversa. Questo dà un'idea di come la vegetazione di questo parco
naturalistico, archeologico sia così compenetrata, no? Le mura antiche sono penetrate dalle radici, un po' come succede in certi siti sudamericani, Maya, Azzechi, in cui si vedono in cima alla collina, quando arriviamo proprio dove c'era l'Acropoli, c'è il castelletto veneziano. Questo è il castelletto veneziano, dominato da questa bellissima testina di epoca ellenistica. E da lassù si vedono in lontananza, per esempio, questo forte triangolare veneziano che presidia il canale. A qualche chilometro di distanza, fuori da questo parco, c'è un altro luogo eccezionale che viene chiamato oggi turisticamente il Blue Eye, l'occhio blu, è un risorgiva carsica. In questo punto si vede sorgere l'acqua da una profondità di oltre 12 metri, un'acqua limpidissima che poi si sparge in questo posto che è veramente un posto meraviglioso. Purtroppo devo correre. Scendiamo qui da Corfù e qui abbiamo Paxos e Parga. Paxos è un'isoletta piccola con due piccoli centri abitati, però è un tocco di grecità pura perché c'è poco turismo. Questo è il suo porto, molto riparato. Queste sono le sue casette colorate. Perché si va a Paxos? Perché è un posto naif, è un posto di Grecia autentica. Per esempio abbiamo visto passare una processione religiosa in cui spargevano fiori davanti sul marciapiede dove camminava l'officiante, per dire questa è la religiosità ortodossa tradizionale. E questi sono i riflessi della luce. A volte in Grecia succede che questi colori, questi portici greci molto, molto caratteristici, con i caphenion, con i baretti, le seggioline, perché vi mostro questa? Perché in tutta la Grecia ci sono queste seggiole impagliate, sono i luoghi del relax, dove si mangia bene, dove si sta bene. La Grecia è piena di questi tavolini con colori pastello e seggiole impagliate. L'altro lato c'è Parga. Parga è un'altra città veneziana che stava sulla terraferma dell'Epiro, quindi al confine con il nemico ottomano, ed era chiamata l'occhio della Repubblica, perché qui c'erano le spie della Repubblica, perché c'era la possibilità da qui di acquisire informazioni su tutto ciò che il turco stava facendo. Questo promontorio è quello che ospita la grande fortezza veneziana, questo è il centro cittadino e questi due golfi sono un po' quello che rende bellissimo questo luogo, perché vedete dall'alto della fortezza veneziana si vedono i due golfi, i faraglioni qua giù, chiesette su questi isolotti. Diciamo che Parga è bella perché ha una sua bellezza senza grandi clamori, senza grandi interessi particolari. Questa è la fortezza veneziana. Qui stiamo entrando dall'ingresso principale. Sono i grandi locali di tutte le fortezze veneziane, locali di guerra, locali di depositi, di artiglieria. Da qui c'è un'occhiata sul golfo di Ponente, dove praticamente ancoriamo le nostre barche, perché a Parga non è facile stare, non c'è un porto dove andare a ormeggiare. E questo è, che cos'è questo? Questo è il segno di tutti i passaggi di mano di queste città. Parga è stata conquistata a un certo punto dagli ottomani, questa è la piccola moschea che sta nella fortezza. Qui siamo scesi nel paese, nel centro cittadino, animatissimo, pieno di turisti, quando non ci sono le pandemie, pieno di turisti. Queste sono questi isolotti davanti alla cittadina, con le chiesette. Siamo di nuovo sulla fortezza. Indugio su queste foto perché vedete, questi sono i faraglioni sull'altro golfo. E questa è una cosa che ho avuto la fortuna di vedere la prima volta che ci sono andato, era Ferragosto, e in piena notte ho visto una processione di barche che portano i fuochi, una processione religiosa che gira tutto il porto, le barche sono legate con una gomena una all'altra e lentamente fanno il giro del porto con questi fuochi, vedete il fumo? Bene, che cos'è questo? Questa è un'eredità veneziana dei giochi di fuoco e di acqua, sono la barchessa, si chiama questa usanza, ed è un'usanza veneziana. E vicino a Parga vi può capitare di vedere in cima a un palo le cicogne qui ci sono dappertutto.
E scendiamo da Parga a in giù, favoriti dal fatto che con le barche va a vela il maestrale che tira sempre da nord-ovest e ci spinge facilmente ad andare giù in poppa, poi magari per tornare su è un altro problema, ma in giù si va benissimo, e arriviamo davanti alla laguna del Golfo di Arta, dove c'è un nome che vi dirà sicuramente qualcosa, Azio. E questa è l'Eucade, l'Efkas. Che cosa è successo ad Azio lo sappiamo tutti. Nel 31 a.C. è nato praticamente l'impero romano, perché Ottaviano ha sconfitto la flotta congiunta di Cleopatra e di Antonio e 2 anni dopo è stato nominato Augusto ed è finita la Repubblica. Ora, se questo sia bene o sia male, lo lascio decidere a voi, però sicuramente è stata una cerniera della storia. E che cosa era successo? Che Antonio e Cleopatra avevano tra tutti 50 legioni, immaginate che all'epoca l'impero romano ne aveva in tutto 60, quindi tutta la forza militare dell'impero romano era qui. Lo scontro era veramente titanico, la maggior parte delle legioni erano con Antonio ed erano accampate qui. Ottaviano era accampato qui. E poi c'erano le flotte, circa 400 navi, più o meno in quali proporzioni. Quelle di Ottaviano erano più piccole, più agili, quelle di Antonio un po' più grosse. C'erano tante navi anche egiziane di Cleopatra. L'esercito di terra poderoso non prese parte nemmeno alla guerra, alla battaglia, perché tutto si svolse sul mare. Sul mare la flotta era comandata da Vipsanio Agrippa, che poi diventerà il genero di Ottaviano ed è quello il cui nome vedete scritto sul frontone del Pantheon a Roma. Questo Agrippa era un grande ammiraglio e capì che non doveva affrontare Ottaviano, che era più forte direttamente, ma tagliandogli i rifornimenti, per cui cominciò il suo attacco dal sud, da Metoni, da un posto in fondo al Peloponneso che poi vedremo, e tagliando i rifornimenti che arrivavano dalla Libia per Antonio, che aveva un esercito che aveva bisogno di grandi rifornimenti, essendo molto grande, lo mise in grande difficoltà e al momento di scatenare la battaglia lui aveva già grosse difficoltà di approvvigionamento. Comunque la battaglia si svolse qui davanti, e fu, come sapete, vinta sul mare dall'ammiraglio di Ottaviano, e le truppe di terra andarono allo sbando perché non riuscirono poi, non ingaggiarono battaglia. In ricordo di questo, Ottaviano fondò Nicopolis, la città della vittoria, della quale abbiamo i resti qui. C'è un grande ninfeo a Nicopolis, non ci sono grandi resti, ci sono poche cose, tra cui questo meraviglioso acquedotto che porta l'acqua a Nicopolis. Eccolo qui. E qui riprendiamo la nostra navigazione, però prima vi faccio notare una cosa. L'Eucade, l'Efkas, non è un'isola, ma solo perché è stato tagliato un canale. Questo canale di l'Efkas, che noi percorriamo sempre, fu in realtà nel VI secolo avanti Cristo scavato per la prima volta dai Corinzi, perché Corinto aveva colonizzato l'Eucade, l'Efkas. Quindi è un canale che esiste dal VI secolo avanti Cristo, poi è stato potenziato, tant'è vero che qui i veneziani hanno piazzato una bella fortificazione che si chiama Santa Maura, che controllava questo luogo strategico. Noi di solito passiamo di qua, però per voi questa volta passeremo di fuori per farvi vedere le grandi rupi di l'Eucade. Perché si chiama l'Eucade? Qui si capisce bene perché. Perché sono grandi rupi bianche, l'Efkas, l'Eucade vuol dire la bianca. E queste grandi rupi bianche, questa zona tutta disabitata, costituiscono proprio la costa occidentale di l'Efkas. E qui cominciamo a vedere la parte più spettacolare di queste rupi, che hanno chiamato, per quei miti della storia, il salto di Saffo, perché sembra che da qui si suicidassero tutti gli innamorati delusi. E quindi anche Saffo, e questo è il salto di Saffo. Ora è difficile che Saffo da Lesbo sia venuta a finire qui, visto che Lesbo si trova lungo la costa turca. Però così si chiama, così si crede, e noi così diciamo. L'acqua ha veramente questo colore che voi vedete, non è un trucco fotografico, perché quando ci sono queste grandi pareti bianche in Grecia, l'acqua prende questo colore che da noi non si vede mai. E quindi adesso ricorderemo, prima di andarcene, ricorderemo Saffo con questi 6 bellissimi versi di una sua poesia, che ci fanno capire perché poi alla fine
si volle suicidare. E torniamo a navigare, siamo arrivati qui lungo la costa di Leucade, adesso entriamo in questo mare interno, questa zona che chiamiamo mare interno perché è protetto da tutte le direzioni, quindi non c'è mai molta, molta onda, e qui abbiamo delle cose importantissime, Cefalonia, Itaca, Meganisi. Qui ci possiamo rilassare in posti come questo, questa è su Meganisi, si chiama Spartacori. Però questa è una foto di pochi anni fa, quest'altra invece è una foto di tanti anni fa, del 2009, e vedete che c'erano assai meno barche, qui tutto comincia a diventare sempre più affollato. Però ci sono ancora angolini come questo, delle baie isolate con una sola casa, dei posti come questo, un'isola disabitata, si chiama Atokos, con un'acqua così bella. Con rocce che ricordano un po' quelle del Conero, così curve, così elaborate. Questa è Meganisi con le sue grandi grotte. E questo è un paesino che qui tutti possiamo leggere anche con poco greco, Porto Fiscardo. Fiscardo sta su Cefalonia. Perché ha questo nome strano che in Grecia uno non si aspetterebbe mai? Perché è la modificazione locale di Guiscardo. Roberto il Guiscardo, che era uno dei primi normanni di Sicilia, della prima generazione dei normanni di Sicilia, e come accennavo prima, fece una spedizione di conquista sulle isole Ioniche e morì proprio qui di malattia. E quindi questa cittadina ha conservato la memoria di Roberto il Guiscardo, però non ha soltanto questo, perché era già abitata in epoca romana. Questi sono degli ulivi che crescono incredibilmente a 2 passi dall'acqua del mare. Questo succede solo in Grecia. E vicino a questi ulivi, che cosa abbiamo visto? Che negli ultimi 2 o 3 anni, perché prima era tutto seppellito, hanno ritrovato una piccola necropoli d'epoca imperiale romana, con questi sarcofagi che non sono forse un granché, perché c'è tanto di meglio in giro, però così consumati dal vento e dal mare, stanno praticamente a 2 metri dal mare. Hanno secondo me una loro grande suggestione. Sono 4 sarcofagi in tutto, una piccolissima necropoli, però ha una sua bellezza. Questi sono gli angolini di Fiscardo, un posto troppo frequentato, secondo me molto frequentato dal turismo, molto turistico, è anche carino, insomma, però solo questi sarcofagi l'hanno riabilitato Fiscardo ai miei occhi. E qui siamo nell'altro lato di Cefalonia. Ad Argostoli, anche qui è facile leggere Demarcheion Kefalonias, perché Demarcheion è la casa del popolo, la casa del comando del popolo, cioè il comune. Se qualcuno di voi ha visto il mandolino del capitano Corelli, quel film dedicato alla strage di Argostoli, della divisione Acqui, questo è il comune, avrà visto una scena che si gira proprio, che si svolge proprio qui. Questa è una cittadina molto italianizzata. Molto italiano nel suo stile, questo è il corso principale. Qui successe nel 1943 quel terribile avvenimento dopo l'8 settembre, per cui 8.000 soldati italiani della divisione Acqui furono sterminati. Quindi venire qui ad Argostoli è anche a modo suo un piccolo pellegrinaggio. Girando ancora intorno a Cefalonia, vediamo una delle cose più belle che ci sono, la fortezza di Asso. Assos, come si chiama adesso, è stata definita da un inglese una fortezza ancora più imprendibile di Gibilterra. Guardate, si trova, è grandissima, occupa l'intera penisola. Ecco, guardate, adesso il paese si trova qui, il porticciolo e il paese si trovano qui, ma in antico il paese era la fortezza, che è una fortezza di 40 ettari. Eccola qui la fortezza, imprendibile. E attraverso questi due sentieri, questo qui piccolino e questo più grande, si sale e si scende. Questo è il sentiero piccolo, eccolo qui, che scorre lungo il mare con una vista meravigliosa. Questa è la porta minore della fortezza,
all'interno potete fare questi incontri, perché questo è anche il bello della Grecia, che spesso i siti archeologici sono talmente grandi e talmente tanti che ci potete trovare pure le pecore o le capre al pascolo, come vedremo poi anche in Turchia. Ci sono queste meraviglie del mondo vegetale. È un orto botanico questa fortezza oggi, come vedete. Panorami meravigliosi. E questa è la pianta caratteristica della Grecia, il nostro clima non c'è, l'Euphorbia arborea, con questi colori meravigliosi. Questa la vedremo dappertutto, in tutte le isole greche. Questo è l'interno della fortezza con le sue strutture, e questo è il portale principale dall'interno verso l'uscita. Qui stiamo uscendo. Ecco il portale principale, quello diciamo di Gala, e qui c'è la lapide che racconta tutta la storia, perché è del 600 questa fortezza, tutta la storia 600, inizio 700, tutta la storia veneziana, la costruzione veneziana di questa fortezza. E Venezia ha costruito il massimo delle sue fortificazioni proprio nel periodo della decadenza, intorno al 700. E dal lato della fortezza questo è il paese, questo è il paesino. Ecco, scendendo, man mano si scopre il paese, qui ci sono le barche, dove stavamo noi ovviamente, i colori di questo paese, paesino ridente, poco turistico, anche questo è un posticino da scegliere, la fortezza su in alto di nuovo, e qui abbiamo finito con, ecco vedete, Assos era qui, Fiscardo era qui, e questa è l'isola di Cefalonia, qua giù è Argostoli, questa è Cefalonia. Cefalonia, Omero la chiama Dulichio, e qui apro il discorso omerico. Questa è Itaca, una piccola isola di 10 km di lunghezza. Probabilmente era questa l'Itaca. Perché dico probabilmente? Se Omero la chiama Itaca e questa è Itaca, allora è Itaca. E no, il problema è che Omero ha creato questo nome di Itaca, ma nessuno sapeva dove era Itaca. In epoca romana, in epoca ellenistico-romana, si è deciso che questa era Itaca. E allora a questo punto bisognava pure capire che dove erano i posti di cui parlava Omero e dove era la reggia di Ulisse. E qui gli archeologi un pochino hanno aiutato, perché hanno trovato dei resti di una reggia, una piccola, modesta reggia micenea qui in questa baia di Porto Polis. Ma quale isola greca potrebbe non avere una piccola reggia micenea? Tutte ce l'hanno. Quindi io non voglio demolire una cosa romantica, però è chiaro che non è questa la prova che fosse la casa di Ulisse. Potrebbe essere approdato qui secondo un'ipotesi, potrebbe essere approdato qua giù secondo un'altra. I proci che tendono la guata a Telemaco quando Telemaco va a parlare a Pilos, come vedremo dopo, con Nestore, i proci si sarebbero annidati proprio a Fiscardo e la loro nave sarebbe stata nascosta dietro uno scoglio, un isolotto che sta qui. Ma sono tutte fantasie, sono tutte fantasie. Adesso noi andiamo a vedere che cosa c'è di reale. E tutte queste fantasie, ecco, faccio un passo indietro, secondo me sono ottimamente sintetizzate in questo libro che ha ricostruito proprio tutte le teorie sui luoghi dell'Odissea. Se uno ha voglia di leggerlo è molto, molto, molto bello da leggere. Ecco, qui stiamo entrando nella grande baia di Vatì, che è l'attuale capitale di Itaca. Le sue case a bordo acqua, e qui c'è il nostro Ulisse, una bella scultura devo dire, perché i greci su queste cose ci sanno fare, questa è una bella scultura di Ulisse, che sta sul porto proprio, che guarda così in maniera un po' imbronciata. Questo è il clima assolutamente mediterraneo di Itaca, di Vatì. Queste sono le capre che si arrampicano, come diceva Omero, isola di capre che non è adatta a nutrire cavalli perché non ha nemmeno una pianura, ma piuttosto le capre. E queste si arrampicano su pareti verticali, sono terribili. Le troviamo in tutte le isole greche. Queste sono bellissimi scorci di Itaca, Akros Koinos, un posto molto bello con queste falesie giallastre. E questo è Porto Polis, cioè quella baia dove hanno trovato un piccolo insediamento miceneo, dove si dice che potrebbe essere, se vi piace pensarlo, qui c'era la casa di Ulisse. E qui invece potrebbe essere approdato, portato dai feaci, che poi pagheranno il loro servizio trasformati in pietra,
Pera Pigade, Pegadi, dove c'è la fonte Retusa, immaginata quassù perché c'è una sorgente quassù, e la Rupe dei Corvi, sono tutte citazioni omeriche. Se uno poi vuole leggere l'Odissea non come ce l'hanno insegnata a scuola, con le traduzioni di Pindemonte in linguaggio ottocentesco, che è assolutamente incomprensibile, ma la vuole leggere nella sua vera bellezza, questi due libri sono meravigliosi. Questa è una traduzione ancora in versi, però in un italiano moderno, e questa addirittura è una traduzione in prosa, quindi una forma ancora più moderna. Sono due modi eccezionali di leggere l'Odissea. Io ve la consiglio fortemente. E questo è il signor Omero, che anche lui troneggia sul porto di Vatì, perché ovviamente è inutile che io vi dica che tutti quelli che abitano a Itaca sono fierissimi di essere gli eredi di Ulisse. Questo è quel poco che si è trovato in quella reggia micenea, Etos si chiama la località, e questa è una ceramica di stile geometrico, quindi non è nemmeno di epoca minoica, ma è di epoca arcaica, VIII-IX secolo. E se Itaca vi ha deluso, io vi consiglio questi ultimi sei versi della poesia Itaca di un poeta che a me piace molto, che è Cavafis, un poeta ottocentesco greco, anche se nato ad Alessandria d'Egitto, che dice sostanzialmente che quello che conta non è Itaca come punto d'arrivo, ma è tutto il viaggio che devi fare per arrivare ad Itaca. Questo è quello che è veramente importante. E riprendiamo la nostra strada, perché io sono ossessionato dal tempo. Ci rimane Zante, Zacinto, e poi entreremo nel golfo. Zacinto è una isola molto più grande di Itaca, che è grande come Cefalonia. Qui c'è la sua capitale, Zante, dove nacque Foscolo. E qui ci sono le cose topiche di questa isola, la grande baia riserva naturale della caretta della tartaruga marina, dove soltanto in questo cerchietto si può andare a ormeggiare le barche. E questa zona qui, nell'antichità, adesso non più, ma nell'antichità qui c'era un giacimento, un affioramento spontaneo naturale di pece, che era un materiale preziosissimo per impermeabilizzare e calafatare le navi. E quindi era un materiale richiestissimo dappertutto. Quelli avevano la fortuna di avere un affioramento proprio qui, altri ce ne sono in Asia Minore. Qui c'è la Baia del Relitto, tenetela a mente perché ci andremo, e noi cominciamo adesso dal porticciolo di San Nicola, Agios Nikolaos. Ce ne sono, ogni isola ha un Agios Nikolaos. Ecco, questo è un piccolo paradiso di Agios Nikolaos al tramonto, con la sua solita trattoria. E questa è all'alba, con un'acqua meravigliosa all'alba, diciamo, al mattino. All'alba di solito non ce ne siamo. E vicino, qui, sulla punta nord di Zante, ci sono le grotte. E qui vi ricordo che un verso dell'Odissea del nono libro dice: io sono Ulisse di Laerte, quando lui si dichiara ai Feaci, abito Itaca e la selvossa Giacinto, perché il regno del quale lui si riteneva, si diceva re, era di Cefalonia, Itaca e Zante. Queste grotte sono meravigliose e le vedrete adesso in una successione di immagini con luci di tutte le ore del giorno, perché ci sono passate tante di quelle volte, per cui le foto non sono tutte prese nello stesso giorno e alla stessa ora. Ci si può andare solo quando il mare è molto calmo, perché capite bene che non ci si può avvicinare se c'è un mare in tempesta. Oltretutto non ci si può nemmeno ancorare, perché qui il mare è molto profondo, per cui bisogna rimanere a gironzolare con la barca in movimento, magari far scendere qualcuno a nuoto, perché non è possibile. Altrimenti da questo Agios Nikolaos, dove eravamo prima, si prendono dei bei barconi turistici che ti portano qui e ti fanno pure passare sotto questi archi di roccia. E va bene, qui siamo arrivati nella capitale, Zante. Foscolo nasce qui nel 778, e come tutti quelli che hanno un po' letto Foscolo sanno, viveva drammaticamente il suo esilio. Perché era un esilio? Perché nel 1797 Napoleone abbatte la Repubblica di Venezia e col Trattato di Campoformio praticamente addirittura la vende agli austriaci.
Foscolo era nato qui da madre greca e da padre veneziano e a 20 anni gli successe questa cosa, di ritrovarsi con Zante che non era più sua, non era più veneziana. E quindi ebbe veramente, né più mai toccherò le sacre sponde, dice, no, dove il mio corpo fanciulletto giacque sacinto mia. E il carattere veneziano di questa cittadina lo vedete benissimo, porticati, vedete i portici, questo campanile, ditemi se non è esattamente la miniatura del campanile di San Marco. Però ogni tanto c'è, ricordiamoci che siamo in Grecia, quindi la religione greca, per esempio fuori dalla porta di questa chiesa ci sono questi ventagli di fiori che appartengono a un rito che per noi cattolici non esiste, ma è un rito greco. E questa è la cattedrale di San Dioniso. San Dioniso, e questa è l'iconostasi, quelli che hanno un po' di dimestichezza con la Chiesa ortodossa, con gli usi e con i costumi religiosi ortodossi, sanno che questo separa i fedeli dal celebrante. L'iconostasi può essere povera, come vedremo in un'altra occasione, ma anche ricchissima. Questa è molto ricca, piena di bellissime icone, infatti si chiama iconostasi per questo. Vedete, questo è il punto centrale dal quale passa il celebrante con una specie di porta che si apre. Questo che vedete qui di fianco, eccolo qui, è uno dei santi, cioè sono San Giorgio e San Demetrio, questo è Demetrios, come leggete qui, Demetrios. Perché, ve lo faccio vedere, perché molti santi greci sono santi guerrieri, perché sono santi bizantini. E questa era, immaginate un ufficiale bizantino, questo era il suo modo di vestire, questo era il suo modo di presentarsi. E questi santi guerrieri contro cosa combattono? Ma contro i nemici storici dell'impero bizantino, che dal VI secolo in poi saranno gli arabi. Questo invece, sempre in questa stessa chiesa, è un esempio di pittura religiosa moderna, che come vedete ripete gli stilemi dell'antico, però in una versione moderna. Questo è un giudizio universale con tutti i dannati. Questi invece sono dei frammenti preziosissimi raccolti in un museo di Zante, perché nel 1953 Zante fu praticamente distrutto da un terribile terremoto che prese tutte le isole ioniche, ma soprattutto Zante. Per cui in tutta la campagna erano sparse queste cappelline distrutte, dalle quali hanno salvato il salvabile. E qui c'è questa bellissima Madonna con Cristo in un abside di una piccola cappella, e queste sono pitture greche antiche, ma molto antiche. Qui probabilmente parliamo del VII-VIII secolo. E anche qui ritornano, che cosa? Ritornano dei santi in veste di guerrieri. Questo è un altro guerriero bizantino. E qui riprendiamo la strada e andiamo a vedere la Grotta del Relitto. Questo ormai è un posto, qui lo vedete tanti anni fa quando ancora ci andava poca gente, ma adesso è impraticabile per quanto turismo c'è. Perché c'è tanto turismo? Ma perché è una baia molto bella con queste pareti verticali, di roccia bianca che dà all'acqua quel colore azzurro particolare. E perché c'è naufragata questa nave, in fondo la vedete qui, una nave che è naufragata alcuni anni fa, e che costituisce un interesse strano per tutti i turisti, ma in realtà la vera bellezza è la baia, più che la nave, più che il relitto. Ecco il relitto visto da dietro. Comunque, insomma, tutti i depian turistici della Grecia mostrano la baia del relitto, quindi io ve la dovevo far vedere. Qui invece siamo in quella grande insenatura Laganà, che è la riserva naturale della parte sud di Zante, consacrata alla protezione della tartaruga marina. Al centro c'è quest'isoletta Maratonisi, e su questa lingua di sabbia, non solo qui ma anche qui, ci sono i nidi delle tartarughe. Eccoci qua, ci siamo andati, e queste sono le orme della tartaruga. Vedete, la tartaruga cammina, lascia queste classiche orme, poi scava il suo buco e eccoli qua, un'altra, e nidifica. E qui questi due delfini ci accompagnano nel nostro ingresso nel golfo, e ci avviamo alla conclusione. Queste sono le località che vi farò vedere, tutte sulla costa nord, perché Patrasso, dove arrivano le navi da Ancona per andare in Grecia, prima si fermano a Igoumenitsa, che sta davanti a Corfù. Prima c'era scritto, ma non ve l'ho indicato.
e qui poi Patrasso, il terminale. Ma Patrasso non ha nessun interesse, è una città medievale che ha avuto un piccolo ruolo nel Medioevo, un piccolo ruolo veneziano, ma non contiene nessun punto di interesse. E tutta la costa del Peloponneso nord è priva di interesse, tranne Corinto. Noi andremo invece sulla costa nord. Qui c'è un ponte, il Rion, che da qualche anno consente di evitare tutto il giro enorme del Golfo e di passare direttamente. La prima cosa che vi farò vedere è Messolongi. Perché è bella Messolongi? Ecco perché è bella, perché è una laguna piena di è un'altra riserva marina della caretta della tartaruga, è una immensa laguna, una salina, una laguna marina, vedete qui sono i fenicotteri addirittura, si entra in questo canale. E qui è morto Byron. Voi sicuramente saprete che l'indipendenza greca conquistata intorno agli anni 30 dell'Ottocento ha visto gli inglesi in prima fila, sia dal punto di vista della pressione morale, sia anche per gli aiuti materiali. E Byron, che apparteneva a questo mondo anglosassone romantico, viene qui per aiutare i greci. Morì, ma non in battaglia, morì di malaria. Però morì in questo posto. Io ho trovato questa lapide, che in italiano stranamente, che ricorda proprio il passaggio di Byron, morto qui nel 22-23, morto nel 23, è stato qui 2 anni. E qui è un quadro che è interessante, perché ci mostra Byron che fa un discorso sicuramente pieno di poesia e di retorica per incitare alla ribellione contro l'ottomano, all'indipendenza. Quello che è interessante sono i costumi, questo è poi il vescovo ortodosso. I costumi di questi greci, guardate, la gonna, le scimitarre di tipo ottomano, i baffoni, tutti questi personaggi li rivedremo quando vi parlerò la prossima volta del Peloponneso e del Mani. Gli eroi dell'indipendenza greca erano questi signori qui con il fez. Vedete quanto profondamente era compenetrato questo mondo con il mondo ottomano che poi loro volevano combattere. Giustamente combattere, perché culturalmente erano del tutto diversi, però ormai le cose si erano mescolate parecchio. Ecco, navigando per entrare nella laguna si vedono queste palafitte bellissime, soprattutto se è possibile navigare a vela, perché qualche volta c'è un venticello che consente di percorrere in completo silenzio questo canale, e scorrono davanti a noi tutte queste palafitte, e ogni tanto cosa c'è? C'è una tartaruga, eccola qui, ce la vediamo davanti, una grossa caretta che nuota nel canale. Queste sono delle trappole per il pesce, sono dei sistemi di pesca nella laguna. E qui riprendiamo il mare, passiamo sotto questo ponte di Rion che vi ho detto e ci dirigiamo in questo punto, da questo lato, dove c'è Navpactos. Perché è importante? Perché si chiama Lepanto. Questo sembra che sia uno dei piccoli porti medievali più conservati d'Europa. È un piccolo porto medievale redivivo, ancora possibile vederlo. Guardate, ci sono le mura merlate. Questa è stata veneziana per 100 anni, dal tutto il 500. In parte queste costruzioni sono veneziane, ma non sono solo veneziane, perché sicuramente qui sono passati tutti. Guardate, sembra un paese delle fate. Questo è l'ingresso di questo minuscolo porticciolo. Eccolo qua, l'ingresso, tutto molto piccolo. Questa è la mia barca, la prima volta non mi sono fidato di entrarci. Ecco qui l'ingresso del porto, i cannoni che vigilano, vedete i cannoni delle mura. Questo signore qui, all'interno delle mura, è Cervantes. Cosa ci fa qui Cervantes, l'autore del Don Quixote? E ci fa perché lui era fuggito dalla Spagna per un delitto, era a Napoli e fu coinvolto nella battaglia di Lepanto su una nave spagnola che proveniva da Napoli. Lì fu ferito al braccio sinistro, addirittura pare ne abbia perso l'uso del braccio sinistro, ed è ricordato qui perché qui in effetti lui ha combattuto. Ecco un'altra vista di questo piccolissimo porto. Ecco, stavolta invece di in un altro passaggio siamo dentro con la barca. Siamo riusciti, grande soddisfazione, a entrare dentro questo porticciolo. Questo è il corso principale di questo piccolo paese, questa è la fortezza veneziana che sta in cima al colle. Eccola qui, l'entrata.
E queste che cosa sono? Queste, quando vedete una cupola con questi buchi, questo è un hammam, cioè un bagno turco ottomano. La mamma ha sempre questi buchi che sono a forma di stella, dall'interno sono come delle stelle e danno un effetto bellissimo di cielo stellato. Questi sono il segno del passaggio molto pesante, molto prolungato della civiltà ottomana in questi luoghi. E qui si è svolta la battaglia di Lepanto. Vedete, qui c'è il ponte, qui c'è il Naupactos, cioè Lepanto, e qui la battaglia, quindi all'imbocco del Golfo di Patrasso, vicino all'isola di Oxia, che è quest'isola qui. L'isola di Oxia è disabitata ed è ancora più brulla e terribile di come sembra in questa foto. È servita alla flotta cristiana, che è questa, per nascondersi e poi entrare in battaglia da queste due direzioni. E questa invece era la flotta ottomana. Ora, il contesto di questa battaglia è questo, 1571. 3 mesi prima gli ottomani hanno conquistato Cipro, dopo un assedio terribile in cui il comandante Bragadin fu addirittura scuoiato vivo alla fine dell'assedio, perché tale era l'odio che si era creato durante questo assedio. Praticamente la cristianità aveva subito uno scacco molto, molto grande, c'era a rischio anche Creta, ma Creta comunque resisterà ancora 100 anni. Pochi anni prima c'era stato l'assalto infruttuoso a Malta della flotta ottomana, quindi c'era da giocarsi praticamente tutto. E infatti tutta la cristianità, ma soprattutto Venezia, entra in battaglia, e noi anche nelle Marche abbiamo parecchie testimonianze di località marchigiane della flotta del Papa, da Ancona che parte, e ci sono ricordi dappertutto della battaglia di Lepanto, anche nelle nostre terre. Se volete avere un'idea di come le navi erano fatte quella volta, c'è nel Duomo di Osimo una bellissima fiamma, entrando a sinistra, c'è una bandiera poppiera di una nave ottomana, lunga 10 metri, che però non viene dalla battaglia di Lepanto, ma viene da una battaglia di epoca successiva. Questa è una galeazza veneziana, con queste galeazze fu vinta la battaglia. Perché che cosa è successo? Che in questa battaglia è nata l'artiglieria marittima. I veneziani hanno inventato la guerra marittima con artiglieria pesante, perché dopo la scoperta dell'America loro avevano parecchie galeazze commerciali in disarmo, in disuso, che erano navi enormi, molto lente, poco manovriere, però hanno avuto l'idea segretissima, tenuta segreta fino all'ultimo, di riconvertirle in oggetti militari, perché erano capaci di portare cannoni pesanti in grande numero, ne portavano 40, che per l'epoca era un'enormità, e soprattutto di portarle sui fianchi, non soltanto a prua e a poppa come si era fatto fino ad allora. Insomma, schierarono una quindicina di queste galeazze che venivano addirittura trainate, per quanto erano poco manovriere. I turchi non le avevano mai viste, non se l'aspettavano, le schierarono in prima fila e con le prime bordate di cannoni distrussero metà della flotta ottomana. Dopo tutto il resto praticamente venne di conseguenza. Ecco qui nel salone, nella galleria vaticana, dei musei vaticani, delle carte, c'è questa ricostruzione, questa è l'isola di Oxia e questi sono i due schieramenti della battaglia di Lepanto. E questo è un quadro famoso che ci illustra la battaglia di Lepanto di Veronese, in cui ci sono in alto i cieli con il leone di Venezia un po' imbronciato da un lato, ma in realtà era stato lui, Venezia aveva vinto la battaglia, e qui in basso le navi di questa epica battaglia. E quindi andiamo più avanti ancora, passiamo oltre e andiamo a Delfi, e siamo arrivati quasi alla fine del nostro percorso. Delfi non è una città, ma è un santuario. Si trova in montagna, perché come vedete bisogna salire un pochino, perché si trova alle pendici del Parnaso a 700 metri, 650 metri d'altezza. Delfi era il santuario più importante della Grecia. Nel VII secolo a.C. Delfi addirittura era la regia della migrazione coloniale greca, cioè sembra fondatamente, con buoni argomenti, che i responsi dell'oracolo di Delfi fossero scientificamente mirati a orientare le varie città greche
a fondare colonie in maniera da non darsi fastidio fra di loro e di andare nei luoghi più opportuni. Quindi praticamente Delfi mandava le spedizioni di colonizzazione. E lo faceva attraverso un sistema religioso, all'epoca non si poteva fare in modo più razionale, si faceva attraverso la pizia, che è la pizia. La pizia era la pitonessa, cioè ciò che rimaneva del serpente pitone sconfitto da Apollo e trasformato praticamente in una veggente che stava in un locale chiuso sotto al tempio, dove sembra che uscissero delle strane esalazioni dal sottosuolo che davano a questa donna delle visioni, per cui diceva delle frasi più o meno sconnesse che poi i sacerdoti si incaricavano di tradurre, un po' a modo loro, in quello che poteva essere il responso. Responso che veniva anche pagato con dei doni faraonici, ricchissimi, da tutta la Grecia, dall'Asia Minore fino a Roma, perché persino la Roma repubblicana mandava a chiedere i responsi alla pizia. L'area sacra comincia da questo punto, non è grandissima, sarà un chilometro quadrato, ed era, come tutte le aree sacre, anche un'area sportiva, perché i giochi rituali sportivi facevano parte integrante del mondo religioso. Questo è il temenos, cioè il recinto, il muro sacro che uno vede appena arriva. Questa è la zona delle botteghe che stanno, come in tutti i santuari ci sono, c'è la zona commerciale, la zona delle botteghe, che però rimane fuori della zona sacra. E qui arriviamo a vedere quello che è il più noto e più importante dei santuari. I tesori si chiamavano, cioè ogni città greca che si degna di rispetto aveva un tesoro, come li vedremo anche a Delos, un tesoro, cioè una sua rappresentanza dove metteva i suoi doni, dove metteva i suoi ricordi. E questo soprattutto, questo di Atene, fu importante perché ospitò tutte le conquiste, tutte le armi, i simboli, i tesori delle guerre persiane. Cioè dopo aver vinto le guerre contro Serse, qui vennero portati tutti i doni ad Apollo, ma soprattutto a creare l'immagine e l'importanza della città, perché questi tesori costituivano l'importanza della città. È uno stile dorico, come vedete le colonne, e quei triglifi e metope, le metope sono di tipo arcaico. Sono purtroppo non del tutto conservate. Però una cosa interessante di Delfi è che c'è un pezzo di Ancona a Delfi, perché Delfi era scomparsa, soprattutto delle frane che dal monte sovrastante scendevano continuamente, avevano seppellito tutto. Grazioso Benincasa, che da noi viene chiamato il fondatore dell'archeologia, forse con un po' troppo sciovinismo, ma che però ha del vero questa affermazione, Grazioso Benincasa nel 500 riscoprì Delfi, che poi non fu scavata subito, perché sopra c'erano degli insediamenti, dei villaggi, dei pastori, delle persone che abitavano la zona, per cui solo nell'800 si riuscì a evacuare, grazie anche a un terremoto, tutta la zona, la gente che ci abitava sopra, e a riscavarla. Però Grazioso Benincasa ha riscoperto Delfi. Ecco queste metope, eccole qui. Gli altri tesori purtroppo sono ridotti a ruderi, questo è stato ricostruito. C'è un procedimento di anastilosi, si chiama, cioè di ricostruzione rispettosa. In archeologia, sapete, il mondo dell'archeologia è diviso, no? Tra chi dice lasciamo tutto com'è, però con il risultato che poi tu vedi un mucchio di pietre e non capisci nemmeno di cosa si tratta, oppure ricostruiamo con i materiali originari, magari mettendoci ogni tanto un pezzo di sostegno, come vedete qui, dei pezzi di sostegno che hanno un colore diverso per far capire che non erano originali. E l'anastilosi è un modo di archeologia ricostruttiva che io personalmente apprezzo molto, perché rende i luoghi, come dire, leggibili, ti possono dare le emozioni, altrimenti sarebbero solo cumuli di pietre. Questo era l'Omphalos, che una volta si trovava qui davanti al tesoro degli Ateniesi, e invece adesso sta nel museo perché è troppo prezioso, ed è il centro del mondo. Cioè si diceva che questa era la pietra vomitata da Crono quando la moglie gli fece mangiare per ingannarlo, una pietra al posto di Zeus, e dove cadde era il centro del mondo, e questo era il centro del mondo. E questo è il Tempio della Pizia. Qui sotto stava la tana della Pizia, e questo è il Tempio di Apollo.
Apollo, girando per la Grecia, ti rendi conto che è tutto sommato il dio più importante della grecità, non è Zeus il dio veramente importante del mondo greco era Apollo. E questo è il suo tempio, queste sono nel museo le metope del tempio di Apollo, e questo è il teatro retrostante al tempio. È tutto arrampicato sul monte, perché qui siamo in una zona montuosa e incombe su questo luogo, e questo è ancora più in alto, c'è lo stadio per le corse, per le gare. Questo nel piccolo museo che ha allegato, ci sono per esempio i curoi, questi curoi sono di scultura arcaica, perché diciamo già nell'VIII secolo Delfi era attestata, ci sono testimonianze sicure dell'VIII secolo a.C., ma poi ci sono anche sicuramente testimonianze di insediamenti ancora precedenti. Qui c'è qualcuno che però sta giocando con Susetta sta giocando sullo schermo e ci fa questi segnacci. Allora, i segnacci adesso ce li teniamo fino alla fine, però. Allora, questi sono degli elmi di Opliti, naturalmente i simboli militari erano molto, molto presenti a Delfi, perché gli ex voto militari delle campagne militari vinte erano... E questo è il famoso auriga. L'auriga è noto in tutto il mondo, non l'avrete visto mille volte, è un pezzo eccezionale, e indovinate un po', viene da Gela, cioè dal mondo magno greco, nel, mi pare, 476. Questo dà un'idea di quanto fosse ricco e importante il mondo greco, italiano, magno greco, la grecità, diciamo, di Occidente, da produrre pezzi di questo valore. Questa era una quadriga, si è salvato per una frana dal monte soprastante, che ha seppellito questo manufatto bellissimo, fatto non di una sola fusione, ma di piastre di bronzo, fatto per resistere all'intemperie, quindi bronzo spesso, che poi venne lavorato, come vedete qui, per incisione a bulino. Questa è la fascia del vincitore, tutta intarsiata d'argento e di rame, e lavorata a bulino. Guardate la perfezione di questi dettagli della barba, dei capelli. Questa è una meraviglia assoluta. Gli occhi erano di pietre dure. E questa è una ricostruzione con i pochi pezzi dei cavalli che sono stati trovati, di come doveva presentarsi originariamente. Quindi una scultura di Magno Greca, di Sicilia, di Gela. E questo invece è Antino, una statua di epoca romana, che è presente in tutto il Mediterraneo, si riconosce subito dal volto questo signore, che era il favorito dell'imperatore Adriano. E questa è tutta una storia complessa, che dà una misura della deificazione degli imperatori romani, che quando perdevano il proprio favorito riempivano tutto il mondo romano di statue di Antino. E questa è la fonte Castalia, che è all'origine del santuario, perché all'origine c'era una fonte, la fonte sacra, la fonte Castalia, con la sua acqua sacra, poi venne il santuario. Questa è la fonte greca, ma c'è una fonte romana sovrastante, cosiddetta romana, ma probabilmente invece è quella originaria più antica. Sono due fonti, una sull'altra, che costituiscono il centro di questo santuario. Poco più in basso c'è una seconda zona col tempio circolare di Atena Pronaia. Ricordate il battistero di Butrinto? Ecco, questo era un tempio circolare di epoca, questo è del VI secolo, di epoca greco-antica. E questo è il territorio circostante, stiamo scendendo da Delfi verso il mare, tutta la zona della Beozia, e vediamo il santuario di San Luca, Ossus Lucas. Questo santuario è uno dei tre santuari bizantini del IX secolo, si tratta del IX secolo, più antichi per importanza, più belli di Grecia, ce ne sono altri due soltanto, uno in Attica e uno a Lesbo. È costituito da due chiese, una più antica, dedicata alla Madonna Theotokos, e un'altra un pochino meno antica, di 50 anni meno antica, che è il Catholicon. Ecco la visione del Catholicon, e qui vedete proprio un esempio purissimo di architettura bizantina.
quelle finestre fatte di lastre di calcare bucherellato, il mattone, il cotto, che è proprio l'emblema della la cupola fatta con questo cappello così. Questa è una delle più antiche cupole ottagonali conservate in Grecia. E c'è un'architettura dietro, perché a differenza della cupola romana che insiste su un tamburo rotondo, qui si parte da un quadrato, da una torre quadrangolare, e per successive approssimazioni si arriva all'ottagono, che poi viene coperto in questo modo. Tutta questa cultura della trasformazione del quadrato in ottagono trasmigrerà attraverso un paio di secoli, dal nono quando siamo qui, fino al dodicesimo, fino all'Asia centrale. Ritroveremo architettura islamica della Persia e dell'Asia centrale, che adoperava questa tecnica di trasformazione progressiva, aggiungendoci però la copertura a cupola vera, perché questa non è una vera cupola, questa bizantina non è una vera cupola, come vedete, è fatta di struttura di legno. Ecco, la cupola qui si vede meglio, del Catholicon. Ecco un'altra visione. Qui stiamo vedendo l'entrata nel complesso con il Catholicon. E questa invece è la Theotokos, la chiesa più antica. Theotokos vuol dire l'utero di Dio, praticamente la madre di Theotokos è utero, quindi la madre di Dio. E questi sono, va bene, questi sono i contrafforti che sostengono le costruzioni. Qui entriamo. Mi dispiace per questi segnetti, ma purtroppo quando succede non si possono eliminare, bisognerebbe uscire dalla presentazione e ricominciare. E queste sono le bellissime pitture murali. Qui non ci sono molti mosaici, ma ci sono molte pitture murali. Ci sono anche mosaici, come vedete, col fondo oro. Guardate la meraviglia di questo architrave. Guardate questo. Mi dispiace dover correre, ma purtroppo il tempo è un pochino tiranno. E questo è San Luca. E qui siamo su un'isoletta nelle vicinanze, su un'isoletta disabitata, dove ci siamo fermati, ma ve la voglio mostrare perché, a parte questi tabernacoli che si trovano dappertutto in Grecia, ma c'è una chiesetta piccolissima. Questo è l'emblema, la bandiera dell'appartenenza di questa chiesa all'obbedienza del patriarcato di Costantinopoli. Vedete, questa è l'aquila bizantina. Questa è la piccola iconostasi modestissima di questa chiesa. Le chiese greche sono tutte aperte, le troverete sempre aperte. Questo è il contenitore delle candeline con dentro la sabbia per infilare le candeline. Ma la cosa che mi ha veramente sorpreso è che lungo il mare c'era una scarpatina erosa dal mare da cui affioravano tanti pezzi di ceramica, di coccio. E siccome cadevano anche, abbiamo raccolto uno, eccolo, ce l'ho ancora. Vabbè, non ho mai pensato che fosse qualcosa di molto antico, però poi si trovano su internet foto come questa e qui siamo nella ceramica antica Corinzia, il proto Corinzio del VII secolo avanti Cristo. Ceramiche simili nel V secolo le ho viste anche al Museo Archeologico di Lipari, per cui cosa vi devo dire? Questo pezzettino di coccio dei tanti che affioravano da qui probabilmente ha una storia lunga. Erano comunque così, ormai persi, il mare li portava via, portato via io. E qui eravamo, e proprio qui era questa scarpata con questo affioramento di cocci. E qui siamo a Corinto, siamo alla fine. Questa è la posizione di Corinto, queste sono le sue colonie, ma la più importante di tutte, guardate un po', nel 734 è Siracusa. Quindi se Siracusa è la madre patria di Ancona, Corinto è la madre patria di Siracusa. Le altre erano Lefkas, come vi ho già detto, Corfù, come vi ho già detto, Ambracia, cioè il golfo di Arta dove c'è stata la battaglia di Azio, e due nell'attuale Albania, Apollonia ed Epidamno, che ora si chiama Durazzo.
Che cosa faceva soprattutto di eminente Corinto nell'antichità? La ceramica. Prima della ceramica attica c'è la ceramica corinzia. Nell'VIII e VII secolo dominava il mercato della ceramica del mondo. Questa non è del VII, questa è del VI, però l'ho fatta vedere perché guardate questi signori stesi qui, se non sembrano etruschi loro, sono etruschi. L'immagine è etrusca. Quindi gli Etruschi hanno imparato, come tutti sanno, non è che vi sto rivelando niente di strano, hanno acquisito questi stilemi orientalizzanti, come si dice sempre, da queste civiltà. Questa invece è veramente la ceramica più antica proto-corinzia. E questo è un ariballos, cioè un contenitore. Questo è un altro bellissimo ariballos e questo mi fa pensare a cose simili viste a Creta e ne parleremo quando vedremo Creta. Come dire, 1000 anni prima a Creta si facevano cose di questo tipo, perché tutto il mondo alla fine è unito e si tiene. Questo invece è un olpe, sempre di stile proto-corinzio, e siamo sempre nel VII secolo avanti Cristo. Corinto aveva veramente invaso tutto il mercato della ceramica in quell'epoca. E questa è l'antica Corinto. Questa è la più antica fonte di Corinto, che è un unico blocco di pietra scavato con dentro la fontana, la sorgente, la fonte Glauche, e questa è l'acropoli di Corinto, quassù, questo monte. Questa è un'altra fonte antichissima, la Periene, che è di epoca ellenistica però. Queste fonti hanno una storia che non posso raccontarvi adesso, ma molto ci sono passati tutti, l'antichità, tutti i miti e tutte le credenze e i personaggi storici sono passati per qui. E questo è il Tempio di Apollo e questa è l'Acropoli. È un'Acropoli strana perché di solito l'Acropoli è al centro, vicino alla città. Questa invece è un'Acropoli molto distante, la più importante Acropoli greca. Dal punto di vista della difesa militare, sempre il Tempio di Apollo, queste colonne sono di tipo dorico, ma qui siamo a Corinto, perché tutto ciò che è antecedente al secolo V-VI è dorico. Corinto era una città dorica. Però dopo, andando avanti nella sua storia, questo è un bellissimo rilievo che mostra come era fatto il timone delle navi antiche, andando avanti nella sua storia è nato questo stile corinzio con le foglie di acanto, che ci fa dire oggi lo stile corinzio, ma in realtà è nato dopo. Questo è un bellissimo mosaico. Corinto fu distrutta dai Romani nel 146 a.C. e dopo la sua distruzione a catena cadde tutta la Grecia, fu conquistata tutta la Grecia. Fu distrutta in maniera pesante e ricostruita poi da Cesare e successivamente dai suoi successori. Questa è la rocca, Acro Corinto si chiama, Acros vuol dire punta, cioè vuol dire vetta, quindi la Corinto alta. È una fortezza mista, bizantina, ottomana, veneziana. Veneziani stettero qui poco, una trentina d'anni, non di più. Questo è l'ingresso della grande fortezza, una fortezza enorme. Questo è l'ingresso. E questa è la moschea che si trova all'interno della fortezza. Eccola qui. La sua nicchia di preghiera, e qui siamo arrivati alla fine. Questo è il canale di Corinto. Vedete che roccia altissima, questi buchi servono per mettere le impalcature per fare la manutenzione della roccia. Corinto fu fatta nel 1881, il periodo dei grandi canali, perché Suez, come vedete, era stato fatto da poco, Panama fu fatto un po' dopo. Non è un canale grande, è un canale piccolino. Ci possono passare solo piccole navi oppure le nostre barche, ma per l'epoca comunque aveva la sua importanza. Ma era da tempo che pensavano tutti a scavare questo canale. Periandro, tiranno di Corinto del VII secolo, non ci aveva nemmeno pensato, ma aveva fatto una cosa molto intelligente. Aveva creato una strada con la quale le navi venivano trainate da un capo all'altro, perché è molto piccolo l'istmo, e quindi si chiama Diolcos. E questo canale, questa strada con tanti buoi legati, prendevano le navi che all'epoca erano piccoline e le portavano dall'altra parte. Questo Diolcos, eccolo qui, il lato di Levante, quell'altro era il lato di Ponente, aveva risolto il problema non potendo fare il canale. Però i Romani, che invece erano molto più ambiziosi, Nerone decise di farlo questo canale,
però non aveva considerato la grande altezza, perché quella volta non c'erano sistemi di misurazione per capire quanto fosse alta, è alta una sessantina di metri la roccia qui. Non erano nemmeno sicuri che da un lato all'altro, gli egiziani, i grandi sapienti egiziani, hanno detto no, il mare da un lato è più alto che da quell'altro, quindi se lo aprite succede un macello. In realtà il mare ovviamente è tutto dello stesso livello. E Nerone fece iniziare lo scavo, qui ci sono i resti degli scavi, e fece fare tante perforazioni per capire com'era la roccia, e poi si arrese perché non si poteva fare. Ci riprovò anche qualche altro imperatore, ma non ci riuscì. E nel frattempo però Teodosio nel IV secolo, sempre questo è il canale, cosa fece? Fece invece un muro perché voleva proteggere il Peloponneso dalle invasioni barbariche e si chiama Ex Aemilion, il muro delle sei miglia. Questo muro è stato lì fino alla fine dell'impero bizantino e qui ne vediamo i resti. E qui siamo alla fine, stiamo percorrendo il canale e arriveremo dalla parte di là nel mare Egeo, dove il cielo, come dicono tutti, è molto più azzurro, ed è vero, è molto più azzurro. Però noi questa volta ci fermiamo qui. Grazie e buonasera a tutti.